Ciao Ayu, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in palestra e siamo alla Miami Fitness, che sarebbe la palestra, per chi non lo sapesse, di Jenny, il mio secondo accompagnatore. Ve lo ricordate Jenny? Ma Jenny, scherziamo, se c'è... Oggi ci andiamo a fare allenamento di schiena e braccia. Mi sto allenando 5 giorni a settimana e oggi siamo al quinto giorno e voglio far vedere questo allenamento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento, magari se volete vedere altre split di allenamento. Seguitemi anche su Instagram se non l'avete fatto, Leo Chipinti, dove a breve farò anche dei sondaggi per chiedervi appunto quale split di allenamento volete vedere, piuttosto che ricette, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, primo esercizio, pull-up basso. Fa fridda, mamma mia. Oggi abbiamo la palestra tutta per noi. Ok, partiamo un attimo a riscaldarci, però, perché fa molto freddo. Cioè, qua al sud non siamo abituati ad avere un grado. Quindi ci scaldiamo un attimo e poi partiamo. Ok, allora, nelle serie di riscaldamento metto un carico relativamente basso e mi concentro più che altro ad eseguire l'esercizio enfatizzando il movimento, questo per appunto favorire il riscaldamento dell'articolazione. Quindi spingo forte le spalle indietro e tiro forte coi gomiti. Eseguo un movimento lento in modo da scaldarmi. Quando sento che l'articolazione è pronta, mettiamo il carico nostro e partiamo. Manca già l'estate, vedi, io non mi piace andare l'inverno a me. Ok, andiamo, 4x8, discesa a 2 secondi. Creatina e ciclodestrine. Porca troia, non mi ricordo più come si parla. Quindi creatina e carboidrati sostanzialmente. Carboidrati per favorire l'assimilazione della creatina, il trasporto della creatina. Tutto qua, tutto naturale. Ah, ci ho messo pure un po' di Bolero, perché ho comprato senza sapore... E quello ti fa crescere i muscoli, il Bolero ti dopa, non ci sta niente da fare. Quindi quello è il trucco per vincere le gare. Andiamo a fa seria, prima che si fa ora di pranzo. Easy per il boss. Possiamo caricare, vai. Prima serie allenante. Abbiamo messo la cintura che tiene la trippa e possiamo partire. Salita 2 secondi e un secondo di contrazione ad ogni ripetizione. E ne devo fare 8. Quindi direi che possiamo andare. Il carico è relativamente basso. Importante lo stimolo che dà il muscolo. Nella T-bar, come per il pulley, una volta che stacco, penso a scendere con la schiena parallela al pavimento, sposto le spalle indietro, quindi chiudo le scapole e tiro i gomiti. In questo modo. E ho dimenticato di contare 2 secondi. In salita, sono un asino, lo facciamo alla prossima, però almeno l'ho fatta bene. Una cosa importante, durante la salita con la T-bar spingo leggermente il petto in avanti
per rimanere col busto quanto più parallelo al pavimento possibile, enfatizzando sempre il lavoro sul dorso. Recuperiamo giusto un po', andiamo con la seconda. Un po' meglio. Bello, bello, bello vedere più volumi, poi la pancia si leva, ce ne frega un cazzo adesso della pancia. Meglio grossi, grassi e felici, che tristi e secchi. Boom. Perla del gioco. Boom, perla del gioco, come perla del gioco. Cioè, se metto a confronto la Victory Pose con quella fatta in gara, non ci sarà. Tappanata. Allora, a parte le stronzate, adesso andiamo con l'hat machine avanti, sempre un 4x8, e lo eseguiamo abbassando forte le spalle, quindi portando le spalle in giù e chiudendo le scapole prima di ogni ripetizione. Ne abbassiamo forte, gomiti sempre sotto l'asta e tiriamo giù. Non è importante che scenda con l'asta fino al petto, l'importante è che tengo sempre i gomiti sotto l'asta. Quindi scendo fin tanto che riesco a tenerli. Se scendessi troppo, porterei i gomiti all'indietro e spingerei la restante parte del movimento con gli avambracci, quindi non ha senso. Sto sviluppando un infortunio al tendine brachiale, che suppongo che è appunto questa parte qui. E sento dolore quando faccio la lat machine, infatti sto pensando quasi di abbassare il carico, perché purtroppo quando sei infortunato in queste zone e tiri, ad esempio, ti concentri più sul fastidio che provi nel braccio che su quanto senti l'esercizio, in questo caso sul dorso. Non mi voglio infortunare più di così, quindi faccio la seconda e vediamo se è il caso di abbassare il carico oppure no. Non so se si è visto nel video, ma tendevo a scendere in maniera storto. Scendevo storto perché compensavo sul braccio buono.
Si poteva fare, però l'esecuzione non è stata proprio impeccabile. Purtroppo, quando ti alleni da tanto tempo a certe cose ci fai caso e diventi più meticoloso. Quindi, se sbagli qualcosa, quell'esecuzione è fatta un po' troppo veloce, eccetera, tendi a autocriticarti in un certo senso. Ho fatto l'atom machine migliori, sincero. Si aspettano grandi obiettivi, quindi dobbiamo portare una grande schiena. Da grandi obiettivi derivano. Basta. Allora, braccia, però voglio mettere le mani avanti qui perché. Appunto, c'ho questo problema al brachiale, essendo che ho anche Hammer Spider Curl, che sarebbe appunto l'Hammer Curl su panca 30 gradi. Vediamo un attimo come sento il braccio. Se ce la faccio, uso magari un carico un po' più basso e lo eseguo, altrimenti devo per oggi saltare qualche esercizio di bicipiti. Tanto, ragazzi, il braccio non ci manca. Non ci manca il braccio. Entra. Entra? Non penso proprio. Allora abbiamo Carl, panca 60 con i manubri. Ho 10-8 reps, quindi una da 10, una da 8. Avrei dovuto mettere 14 kg, ma sono rotti, quindi utilizzerò i 12 e mezzo. Ah, a proposito, ragazzi, lasciate un like per il mio braccio, così a 10.000 like compro uno bionico. Che ormai questo l'ho rotto. E discesa a 2 secondi, andiamo. Ai ai ai. Proviamo un attimo. Ok, fa male. Io ce l'avevo messo le buone intenzioni, però fa male quando scendo. Che riesco a salire, poi quando stendo il braccio. Non ce la faccio. E questo è anche allenarsi. Sto pensando perché non posso saltare l'allenamento di braccio. Perché se io facessi anche l'hammer. Il problema è che mi fa male quando accompagno il carico giù, quindi è come nel momento in cui si allunga il bicipite, il tendine che dovrebbe appunto trattenere fa male. Ragazzi, il lato oscuro del bodybuilding è fatto anche di infortuni, infiammazioni e di tante bestemmie. Ragazzi, purtroppo troppo male il braccio. Cioè, nel senso, se continuassi ad allenarmi sia bicipiti che tricipiti, facendo French press, dip, eccetera, rischierei soltanto di aggravare l'infiammazione e quindi purtroppo non voglio rischiare di aggravare l'infiammazione visto che c'è comunque in gioco una preparazione. Per adesso lo skippo, quindi passiamo oggi l'arm day e vediamo per la prossima volta come sto. E sono in debito con voi di un allenamento di braccia, quindi la prossima volta magari portiamo un altro allenamento. Fatemi sapere nei commenti magari quale volete vedere e come bonus vi porto l'arm day che non vi ho fatto vedere oggi. E quindi direi niente, si conclude così questo video, nel peggiore dei modi. Se vi è piaciuto però quello che avete visto e se volete altri video un po' più tecnici, fatemelo sapere nei commenti che ci facciamo dei video appositi, magari dei video un po' più brevi o più approfonditi su determinati esercizi o determinati distretti muscolari. Detto ciò ragazzi, vi lascio un bacione. Vi ho detto che oggi è l'Immacolata, l'8 dicembre, no? Quindi buona festa dell'Immacolata quando vedrete questo video. E niente ragazzi, è stato bello, ci vediamo nel prossimo video.